No, No. il reddito di cittadinanza è giusto, perché come hanno dimostrato quelle persone che si stanno dando da fare a Palermo, ma io credo che ce ne siano tantissimi, il problema dell'Italia è che c'è una marea di disoccupati involontari che vorrebbero lavorare e che non riescono a lavorare. Quindi è giusto permettergli di vivere. Casomai le critiche da fare al reddito di cittadinanza sono diverse, almeno dal mio punto di vista, cioè lo si vede anche dai conti attuali. Alla fine si dirà che si risparmiano 3-4 miliardi sul reddito di cittadinanza. Allora, siccome io non credo che i poveri in Italia siano così pochi, vuol dire che alla fine, per tutte le pressioni che ci sono state, di Confindustria, delle opposizioni, eccetera, il reddito di cittadinanza ci hanno messo tanti e tali paletti che probabilmente una serie di poveri che ne avevano diritto non l'hanno ricevuto. E questi sono soldi ingiustamente risparmiati, perché i soldi spesi per la povertà sono tutti No, giusti. però. Dopodiché è chiaro che appunto, il reddito di cittadinanza, come la cassa integrazione, come la mobilità, come tutti gli ammortizzatori sociali, dà un reddito a chi in quel momento non Ben può, non diverso, per però. colpa sua, Ben diverso. lavorare. Non può lavorare. Ma il punto è che bisogna certo costruire le occasioni di Chiaro. lavoro. Qui però c'è una differenza di fondo che non comincia oggi perché ci conosciamo da una vita con Bentivogli. Io non Vabbè. credo che dando soldi alle imprese si crea lavoro. Allora, io credo che Il inizi lavoro adesso si un duello che crea ci accompagnerà con per tutta piani e la con puntata, programmi però di tanti investimento, ospiti non da regalando soldi alle coinvolgere da imprese.